Mi chiamo Anna, lavoro in Consulcesi presso la sede di Tirana da 3 anni. La mia più grande passione è la maratona. Per me è correre a piedi, in particolar modo correre una maratona, rappresenta un po' la metafora della vita. Perché quando tu inizi a correre, sai che devi correre per 42 km, 195 metri, sicuramente parti con la certezza che a un certo punto inizierai a sentire il dolore, la stanchezza. E quindi da quel momento tu una maratona la devi correre con il cuore e con la mente, non la corri più solo con le gambe. Arrivare alla fine di una maratona per me è vincere i propri limiti. Quest'anno io ho avuto la possibilità, grazie alla mia azienda, di poter partecipare alla maratona di Roma e quindi per me è stata un'occasione grandissima per poter risentire quell'adrenalina e sentire quell'adrenalina che solo la competizione sportiva e in particolar modo la maratona mi dà. L'ho conclusa bene perché ho terminato la maratona in 3 ore 19, classificandomi ottava di categoria e la cosa per me straordinaria è stato poter partecipare con la maglietta della Consulcesi che ha scelto in particolar modo questa iniziativa, la Maratona di Roma, per poter contribuire con il cuore e con la mente ad un progetto molto importante, cioè finanziare attraverso una raccolta fondi l'unità mobile salute ed inclusione, che è appunto un'unità costituita da medici che si occupano di portare la salute e il benessere a tutte quelle persone emarginate, in particolar modo della zona di Roma, che di fatto hanno diritto, come tutti noi, alla salute e al benessere psicofisico, ma che concretamente questo non arriva. Per cui indossare la maglietta della Consulcesi, praticando e facendo la cosa che io amo di più al mondo per un progetto così importante, per me è stata un'esperienza straordinaria che sicuramente si ripeterà in futuro.